Ciao guerrieri di luce, io sono Valerio e benvenuti anche oggi in una nuova puntata della Curiosità del Giorno. Di che cosa vorrei parlarvi oggi? Oggi vorrei leggervi un estratto dal primo libro di Josué, che è Sciamanesimo, Viaggio nel mondo dello spirito, che molti di voi conoscono, molti di voi lo hanno letto, alcuni anche più e più volte. E vorrei parlare di quanto sia importante approcciarsi al mondo sciamanico in maniera ludica, ma nell'eccezione positiva del termine, nel senso che dobbiamo ritornare ad avere l'innocenza, il candore che hanno i bambini ad affrontare la vita, quindi il aprire il cuore a tutto quello che succede, al credere in noi, nelle nostre facoltà, no? Perché questo ci permette di riappropriarci dei poteri. O meglio, non mi piace usare il termine potere perché in realtà noi ci riappropriamo delle nostre doti, delle nostre facoltà di metterci in contatto col mondo dello spirito e quindi con i nostri alleati, no? Non mi piace la parola riappropriarci i poteri perché nello sciamanesimo i poteri non sono dello sciamano, lo sciamano è solo un tramite, i veri poteri li hanno i suoi spiriti alleati. E niente, quindi ci tenevo a leggervi questo breve estratto, dove credo che questa cosa sia spiegata molto, molto bene, sia molto chiara. Nelle varie culture e tribù, il ruolo dello sciamano è sempre stato quello di aiutare la comunità. Grazie alla sua facoltà di mettersi in contatto con il mondo degli spiriti, lo sciamano invoca la pioggia in periodi di siccità. Svolge rituali per favorire un raccolto prospero e compie viaggi sciamanici per guarire ogni genere di disturbo fisico o mentale dei membri della comunità. Per tutti noi, che viviamo in un mondo dominato dalla scienza e dalla tecnologia, la pratica sciamanica può apparire piuttosto primitiva e priva di senso logico. Eppure, come molti antropologi hanno potuto constatare personalmente, il più delle volte lo sciamano riesce nel suo intento. In molti testi, così come in numerosi filmati, vengono documentate guarigioni a mali incurabili, piogge torrenziali in periodi di grande siccità, ritrovamenti di oggetti andati perduti e molto altro ancora. Le persone ancorate radicalmente al loro lato razionale, considerano questi avvenimenti casualità, coincidenza e effetto della suggestione. Ma vi invito ad avvicinarvi allo sciamanesimo con il candore di un bambino, senza pregiudizi di alcun tipo. Lasciatevi sorprendere dal divino che è in voi e concedetegli spazio. La pratica dello sciamanesimo ci insegna a sollevare il velo che ci separa dal mondo invisibile, una dimensione dove abbiamo la possibilità di crescere spiritualmente, accedere alle nostre facoltà nascoste e conoscere più profondamente la nostra anima. Per noi occidentali, l'aspetto più difficile della pratica sciamanica è imparare a fidarsi di noi stessi e del nostro intuito. Fin da quando siamo venuti al mondo, ci hanno insegnato a credere solo a quello che vediamo, sentiamo e percepiamo con i nostri cinque sensi. In realtà, quando eravamo dei bambini, riuscivamo a vedere la realtà non ordinaria con estrema chiarezza, ma l'educazione che abbiamo ricevuto ci ha portato a negare l'esistenza di questa dimensione spirituale, perdendo così l'abilità di esplorarla. I bambini sono dei meravigliosi insegnanti di sciamanesimo, perché hanno una capacità innata di accedere alla realtà non ordinaria ogni volta che lo desiderano. A volte i bambini si relazionano al mondo invisibile con una naturalezza sconcertante. Solitamente un genitore si preoccupa molto quando il figlio instaura un rapporto speciale con un amico immaginario. Così fa di tutto per convincerlo che quell'entità non esiste e che è solo frutto della sua fantasia. Secondo lo sciamanesimo, questi amici immaginari sono in realtà degli spiriti alleati, dei maestri, che hanno il compito di proteggere e aiutare le persone a cui si mostrano. Se chiedete ad un bambino di parlarvi del suo amico immaginario, vi accorgerete che lo farà con una tale minuzia di particolari che per un attimo dubiterete che sia solo il frutto della sua immaginazione.
I bambini sono in grado di comunicare con tutto ciò che li circonda, con le piante, le pietre, gli alberi, gli animali, i giocattoli. Gli sciamani fanno esattamente la stessa cosa perché hanno la consapevolezza che ogni cosa in questo universo è viva ed ha uno spirito. Purtroppo, a causa dell'educazione che riceviamo, perdiamo molto presto l'abilità di connetterci alla realtà non ordinaria e ci conformiamo al mondo degli adulti. La pratica sciamanica ci permette di riappropriarci di una dote che ci appartiene fin dalla nascita. La materia è solo un aspetto della nostra realtà, ma noi siamo molto più che una semplice materia. Lo sciamanesimo ci permette di spalancare le porte della percezione e ampliare notevolmente la nostra visione del mondo. Ci tenevo a leggere questo estratto perché è proprio così, cioè dobbiamo rimparare a tornare bambini, no? A divertirci, a sperimentare questo mondo, come dice Giosuè, con l'innocenza e il candore di un bambino. Se volete, ovviamente, se volete leggere tutto il libro lo trovate in tutte le librerie, sia quelle fisiche, no? Sia quelle online. Se fosse terminato nella libreria fisica, potete chiedere del libro e vi sarà ordinato, se no lo potete ordinare, come vi ho detto, in tutte le librerie anche online, quindi che sia Amazon, che sia la Feltrinelli, che sia la Mondadori, il Giardino dei Libri, Macro Librarsi, insomma è presente in tutte le librerie, è presente anche in formato ebook e quindi in formato elettronico. Ovviamente il mio consiglio è quello di leggerlo in formato cartaceo perché ho un manuale e quindi è più bello a volte averlo così stampato che quando c'è bisogno di rileggere anche una o due pagine è più semplice andare a ritrovare la pagina. Ovviamente ho la mia età, quindi il cartaceo, sono più affezionato al cartaceo, però vedo che in tanti comprano anche il formato elettronico, ci scrivono che si trovano benissimo, quindi fate voi. Niente, io direi che anche oggi la puntata termina qua, fatemi sapere cosa ne pensate di questo passaggio, fatemi sapere se avete letto questo libro e niente, io come sempre vi saluto nel mio modo, che sapete qual è, quello di mandarvi un grande bacio, un grande abbraccio e ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da essere sempre aggiornati quando esce un nostro nuovo video o una nostra diretta. Ciao!